Esiste una appunto esigenza di fare chiarezza sui conti pubblici che il sottoscritto e la propria amministrazione hanno ereditato. E questi conti pubblici, nello specifico dei lavori pubblici, mostrano enormi criticità che in qualche modo valgono a respingere al mittente certe accuse di aver sospeso l'attività dei lavori pubblici medesimi. Ciò dipende dal fatto che, ahimè, questi lavori che noi ereditiamo sostanzialmente non hanno copertura finanziaria. Sono state date delle cifre, noi in questo momento sul tavolo del ragioniere capo del comune ci sono SAL da pagare, cioè stati di avanzamento lavori per poco meno di 6 milioni di euro. Il patto di stabilità, che è la soglia entro cui può agire un comune, è stato praticamente raggiunto, 12 milioni e 2 a fronte dei 13 milioni di cui si compone appunto il nostro patto di stabilità. La realtà allora è un'altra, è quella che è sotto gli occhi di tutti, vogliamo mettere sotto gli occhi di tutti, e cioè l'impossibilità per il limite del patto di stabilità di poter assolvere al pagamento di tutte le opere che qui si vengono a realizzare, ed è per questo che noi dobbiamo valutare le priorità per i lavori e soprattutto dobbiamo dire però con molta onestà all'opinione pubblica che abbiamo incontrato non la totalità, la maggioranza delle imprese che si sono fatte responsabili e concordando con noi delle rateizzazioni delle loro spettanze.